online, in gara da 12, con la tua moto custom, il tuo pilota customizzato. Parliamo un po' di accessibilità. È un gioco, secondo te, dove per divertirsi e trarne godimento bisogna essere dei insomma, fini conoscitori del motociclismo, o c'è possibilità anche per amatori? Più che possibilità, direi che è stato proprio progettato per essere un gioco accessibile per tutti. Accessibile in qualche modo, addirittura abbiamo l'ambizione di essere, come dire, formanti. Cioè la generazione mia e degli altri ragazzi che hanno lavorato a questo gioco per il design, eccetera, siamo cresciuti a pane e Gran Turismo, diciamo. Cioè. Okay. E ci sono delle macchine che le vedevamo nel gioco e magari in Italia non erano importate nemmeno. Insomma, è il classico gioco che fa cultura dell'automobilismo. E Ride vuole essere la stessa cosa, vuole essere cultura del motociclismo, quindi ti accompagna sia nel gameplay, che è accessibile con tutti gli aiuti accesi, e con le moto più accessibili come questa, che non è potentissima ed è abbastanza gestibile, e ti può guidare a giocare fino a tutti gli aiuti disattivati con dei bolidi allucinanti, e soprattutto ti spiega cosa sono le cose, ti spiegano le moto, i marchi, ci sono delle schede tecniche di ogni moto, delle schede che parlano della storia del marchio, e ci piace, come dire, formare e veicolare questa passione per il motociclismo. È molto importante perché cresce una nuova generazione di giocatori che si appassionano sempre di più a questo tipo di cose. Ok, vedo che ci chiedevano se c'è un tasto dedicato alla frizione, ma non credo, giusto? No, la frizione no. Ok, però c'è la possibilità di disgiungere i freni, invece. Sì, e di mettere anche il cambio manuale. Ok, d'accordo, quindi inserire le marce tipo con i dorsali e invece... Sì, okay, è totalmente rimappabile. Ok, totalmente? Sì, sì, qualunque sì. Tasto può essere rimappato. Ok, perfetto. Per quanto riguarda invece i tracciati, quelli non su licenza, insomma, prima parlavamo di quelli cittadini, ma non sono gli unici che avete creato voi. Come vi siete mossi da quel punto di vista? Cioè, avete fatto una parte anche di, per dire, rilevazioni sul posto, o avete proceduto proprio? Allora, anche qui è stata una cosa abbastanza nuova anche per noi. Per esempio, questa qui che stiamo vedendo è una pista ambientata in Giappone. Ok. E diciamo, per scegliere le location ci siamo messi lì un po' a tavolino e abbiamo detto: cosa ci piacerebbe avere per dare varietà, beh, piacere per l'occhio e per creare qualcosa di stimolante, perché poi ogni location non è, come dire, un effetto parco dei divertimenti in cui prima si disegna la pista e poi ci appiccichi Giappone e lo fai diventare Giappone. Okay. Deve essere una cosa coerente tra le strade che trovi, la location che ci stai mettendo con il paesaggio che incontri, è un po' un pacchetto unico di spirito che vuoi vendere della pista. Quindi abbiamo fatto tantissimi brainstorming tra di noi, siamo partiti da tantissime possibilità, abbiamo ristretto il campo su quelle che ci sembravano le migliori, poi Milano, siamo qua dietro. Certo. E, per esempio, Giappone è un po' bizzarro perché l'art director del gioco è andato in viaggio di nozze proprio lì. Ok, fantastico, proprio in questa location. Già che c'era, ha fatto tutto un servizio fotografico. Insomma, ognuno, poi in altri posti siamo andati noi, in altri posti abbiamo mandato dei fotografi sul posto, e altre piste abbiamo fatto rilevamenti diretti, poi essendo tutto con licenza reale hai anche supporto direttamente da loro. Insomma, e abbiamo costruito anche qua, è tutto molto ben calibrato secondo me, e le piste sono tutte accessibili, non ci sono piste palesemente troppo difficili, troppo strette, troppo banali, è tutto un lavoro di bilanciamento complessivo che è stato molto difficile, molto lungo, però secondo me ci ha reso giustizia. A proposito di cadute, ti fanno una domanda sui danni. Sì. I danni alla moto, come funzionano? Allora, i danni sono praticamente solo visivi, la moto la puoi un po' grattare, ammaccare, eccetera, non ci si può andare molto pesanti per vari motivi, fra cui che lo spirito del gioco non è come quello per esempio della MotoGP in cui io entro, voglio giocare duro e puro, full laps, 26 giri e cado, e se cado voglio tirare su la moto e dove arrivo arrivo. Qui okay. Le gare sono un po' più veloci, la gara di default è di 3 giri e c'è il rewind, per cui se cadi molto probabilmente molti giocatori tendono ad usarlo, quindi l'effetto dei danni anche fisico
questo gioco era un po' fuori spirito, se vogliamo. E l'aspetto estetico, diciamo, è il primo giro di gioco con così tanti marchi, eccetera, quindi c'è anche la componente di mettere un po' tutti d'accordo in maniera un po' cauta, ecco. Ok, diciamo. Ok. La visuale in prima persona messa così a bruciapelo mi creerà dei grossissimi problemi. Nel frattempo abbiamo lavorato parecchio però per renderla giocabile, quindi secondo me okay. Se ti prendi un attimo di tempo ce la puoi fare. Allora, sì, ma con le visuali in prima persona avete una bella tradizione. Io mi ricordo quella di MXGP che era fatta incredibilmente, quindi insomma decisamente il know-how c'è. Una domanda invece su un po' le caratteristiche online del gioco. Sì. Allora, online abbiamo giocato, diciamo, un po' sul classico, poi ti puoi fare le quick race, campionati, puoi filtrare per categoria di moto, a seconda se vuoi una stanza del tutto aperto in categoria open, quindi dentro tutti qualunque tipo di moto, oppure puoi filtrare per tipologia di moto per dare un attimo di confini alla sfida che stai offrendo, solite cose, stanze private, eccetera, ti puoi portare le moto custom. L'online è a 12 su Next Gen PC e ti puoi portare tutto come ti vedi in offline, vedi 12 persone in online, esattamente così. Ok, ti chiedono se ci sono condizioni atmosferiche variabili. No, primo giro siamo rimasti sul sereno, è stata una grossa sfida produttiva per noi lavorare in questo gioco, perché fra moto, parti custom, tutte piste nuove, è stata una grossa sfida. Per adesso siamo solo su modalità serena. Poi, come mi faceva notare una persona, prenoto il track day, piove, lo cancello, non c'è la pioggia nel gioco, mi lamento. Ok, va bene Michele, guarda, grazie mille. Grazie a te. Direi che siamo a posto. Ragazzi, noi torniamo tra 2 minuti, quindi aspettateci, siamo da voi tra pochissimo. Nel frattempo grazie mille intanto per tutte le domande che avete fatto, per averci seguito fin qui. Rimanete con noi che tra pochissimo vi facciamo vedere, insomma, ancora un po' di gara. Andiamo avanti con questa modalità World Tour che abbiamo appena cominciato, così vediamo fin dove riusciamo ad arrivare, magari se riusciamo a fare anche qualche acquisto di moto. A tra pochissimo, ragazzi.
Ed eccoci tornati, ragazzi. Siamo qua con Giampi. L'avete già visto, è stato già ospite delle nostre dirette, quindi ormai è una conoscenza anche per voi. Sono di casa. esatto. Senti, hai avuto modo di provare un pochino il gioco? Sì, l'ho provato prima qui dietro. No, dov'è? Qui dietro di noi. È un gioco nuovo, è abbastanza figo. Si deve provare appunto per comprendere di che gioco stiamo parlando, però si può fare, figo, a me piace. Perfetto. Qualcosa da migliorare c'è, però il gioco è bello, mi piace. Allora, noi volevamo fare una così, insomma, visto che siamo qua in due, rilassati, facciamo due chiacchiere, nel frattempo ci facciamo una sfida sul tempo, giusto per darci qualcosa. Tanto da mi fare. Batte, io non sono buono. Vabbè, non è detto. Quindi mi distrugge adesso, quindi vai così. Non è detto. Quindi usiamo la stessa moto, stesso circuito, facciamo un giro. Sì, un giro l'uno. Il primo. Buona la prima. Esatto. Così proprio a bruciapelo, senza speranza. Vediamo un po' come va. Nel frattempo, ragazzi, continuate pure a fare tutte le domande che avete. Esatto, vedo che ci chiedete anche se ad esempio c'era la demo. Sì, c'è la demo. Sì, assolutamente. Si può scaricare. La demo c'è, è scaricabile. Chi se lo fosse chiesto, allora vediamo un attimo opzioni gara così le mettiamo uguali per tutti. Chi se lo fosse chiesto, stiamo giocando su PlayStation 4, che yes. Poteva essere una domanda implicita alla quale non abbiamo risposto. Nel frattempo, vedo che c'è una domanda. Radstarion ci chiedeva se ci sono dei limiti per l'accesso ad eventi specifici durante la carriera. Sì, ci sono dei limiti e a volte occorre acquistare una moto specifica o comunque una tipologia di moto specifica per fare un determinato evento, quindi ci sono dei limiti e la cosa porta ma ci può anche stare, ci sta di esatto, brutto ti cioè. Porta anche a fare un progresso. Sì, allora esatto. Lasciamo così, nel frattempo vi faccio vedere anche un po' meglio il menu di personalizzazione. Lasci della la fisica semi pro. Lasciamola semi. Ok, farò 26 minuti di cadute. Allora, così vi facciamo anche fare un tour veloce delle impostazioni della difficoltà che sono importanti. Sì, infatti. Cioè. La fisica l'abbiamo pro, standard o semi pro, con poi la possibilità di personalizzare ulteriormente. Freno automatico che qua togliamo, però si può attivare, che dà un colpo di freno in più prima delle curve senza che noi facciamo niente. I freni congiunti o disgiunti, in questo caso li lasciamo congiunti, sì. Perché altrimenti diventa un bel casino. Abbiamo l'anti-impennata che possiamo impostare in completo, basso, alto o completamente spento. La posizione del rider manuale o automatica, qui la lasciamo manuale. Ovviamente la segnalazione della traiettoria sul tracciato, che qua lasciamo solo sulle curve perché non conosciamo sì. minimamente la pista che esatto. stiamo per andare a fare. Il cambio lo lasciamo semi-automatico, che va bene così. Semi-automatico, che puoi scalare e aumentare quando ti pare anche tu. E il controllo trazione che lasciamo a basso perché ci sentiamo, perché abbiamo voglia di cadere, dai. Sì, tanto per perdere 2 ore qui praticamente, no, non lui perché lui ormai è esperto. Inizia il giro, attenzione, pronostici nei commenti. Vediamo sì, un esatto. po'. Esatto. Cioè prima, ho giocato prima anche questa pista, sì, con la stessa moto, però con la fisica messa su normale, con moltissimi aiuti attivi. Invece adesso qui con semi pro mi sa che una curva non la riesco a fare. Vediamo come va, che anch'io non garantisco nulla perché insomma... Intanto che tu giochi vediamo qualche commento interessante. Vai. Andrea, devi giocare senza aiuti. Addirittura completamente senza aiuti, ragazzi. Sì, secondo me è impossibile senza un volante giocare senza aiuti, perché col controller poi boh. Mi volete male, anche poca dimestichezza ancora con Ride. È vero che l'ho provato tante volte, ma l'ho sempre provato tante volte per pochi minuti a fila. Questo insomma. È un commento interessante. Andre Mena ha detto: provando la demo mi è sembrata che il comportamento della moto sia molto simile tra loro, anche con potenze molto differenti. Bah, secondo me è una cosa della demo, perché io prima ho provato appunto il gioco completo con una moto da praticamente 110 cavalli, un'altra 229. Se già non regoli bene il grilletto e l'acceleratore, la moto si impenna e te ne vai a fanculo, quindi sicuramente era una limitazione della demo. Adesso 19667. 19667. Allora, cioè, già hai finito il giro senza cadere manco una volta. Cioè, come faccio? Secondo me non si può fare sta cosa, vai. Riavvia. Vai, riavvio rapido, sì. Ok. 19667. Secondo me, vediamo qua, adesso è brutta sta cosa. Io mi spacco. Che poi è una pista molto corta, ho notato. Sì, è corta. Infatti in un minuto. Beh, che io stavo parlando, quindi non ho visto nemmeno. Quindi sono anche svantaggiato. Ok, vai. 19667.
sono tipo, cioè praticamente in sto gioco ti devi ecco, perfetto, vai così, però c'è il rewind. Esatto, esatto, c'è il rewind. Come si attivava il rewind? Ok, l'ho attivato, eccolo, incredibile, eccolo. Sì, tra l'altro tra le impostazioni di difficoltà, non l'abbiamo citato, si può anche decidere quanti rewind si hanno a disposizione. 9, in questo, oh, che sì, bello. In questo caso 9. Quindi... quindi la mia caduta si è magicamente annullata, incredibile. Sì, comunque io per i giochi di moto sono abbastanza negato, non è che sono negato. Con la fisica semi-pro è un po' improbabile, però ok. Il mio scopo sarà finire il giro senza cadere ulteriormente. Però ci proviamo, dai. Ci proviamo. Andre Mena ci chiede se siamo motociclisti. Beh, so guidare la moto, da lì all'essere motociclista io credo no. che ci sia una bella differenza. Io no. Ecco, visto qual è il problema, che tu sei anche avvantaggiato in questo. No, no, diciamo sì, però ecco appunto, ripeto, da lì all'essere motociclista c'è una grandissima sì, ovviamente, differenza. Cioè, sì, su strade, ma anche un gioco di auto, cioè su strade è tutt'altra roba, cioè non ha non è paragonabile ai videogiochi, a meno che non giochi con un volante, frizione, cambio e 27 monitor davanti. Penso sia che già il tempo mi hai battuto, però ho fatto 1:12, dai. Dai, dai, bene, si anche può fare. Neanche, esatto, si esatto. Può, essendo la mia prima, il mio primo giro a sé con la fisica semi pro, vediamo, si può migliorare. Si può migliorare, infatti, si può migliorare. Perfetto. Zlucario Master dice domanda per Giampi, vuoi Vai. Un biscotto? Sì, dammelo adesso. Io sempre in sta curva devo rewindare sempre. È la tua curva maledetta. Sì, esatto, cioè perché per il resto non è andata, malaccio. È la tua curva maledetta. Sì, perché non riesco a bilanciare la frenata. Quanto frenare? Perché appunto già se freni troppo in curva la moto slitta. Quindi già questo fa capire che la fisica c'è. La fisica è presente in questo gioco. Sì, no, ma trovo anch'io comunque abbiamo fatto... cioè rispetto a MotoGP c'è una grande differenza. Sì, non c'entra niente. Guarda, se dobbiamo paragonare la MotoGP questo è... un passo avanti incredibile. Sì, è curioso, nel senso che è proprio un modo di guidare diverso, giustamente, anche perché sono per la maggior parte moto diverse e comunque per quanto ci siano qua nel garage anche delle moto che poi effettivamente simili a quelle che vanno in MotoGP, però non hanno neanche minimamente la stessa preparazione di sì, quelle esatto. che vanno in pista. Però sono c'è comunque da dire... modelli stradali. Però c'è comunque... da dire anche che questi modelli li puoi personalizzare al meglio cambiando radiatore, olio, quello, tutto quello che vuoi cambiare, tubi, freni, pinze. Oh, attenzione, 7, 8. No, per un secondo non t'ho battuto. Tanto io sto continuando a giocare, cioè, fotte sega. Attenzione alla curva maledetta. Non sono Invelt, Invelt diceva, ma se rewindi il tempo record te lo salva lo stesso. Secondo me non ha senso poter fare record rewindando. È vero, ma a quel punto se proprio si vuole mettere la cosa sullo stesso piano, semplicemente si mette, dalle impostazioni si mette sì, a zero. Si toglie il rewind, esatto. Esatto, e a quel punto si è tutti nella stessa. Quello appunto essendo secondo me un gioco abbastanza simulativo, hanno messo questo aiuto al fine di... magari stai facendo un giro perfetto, cadi nell'ultima curva, onde evitare di spaccare il monitor e la PlayStation, almeno ti salvi un attimino con il rewind. Esatto. Adesso andiamo a far vedere, vedo che ci chiedono di far vedere. Intanto ti saluta Jockey Halls. Ciao Jockey Halls. Nel frattempo, sì, ci chiedono di far vedere qualche altra moto, cosa che sicuramente sì. una volta fatto questo giro andiamo a far dubbio. Vedere. Esatto. Fraiello ci chiede se ci sono modalità co-op. C'è uno split screen, sì, effettivamente. Split screen. Non possiamo farvelo vedere qua perché non abbiamo due pad collegati a questa console, però c'è lo split screen. Attenzione. Dai. No, quanto hai fatto tu di record? 1-9? 667, una cosa del era 19667. Io ho fatto 19967. Ah. Beh, facciamo vedere altre moto. Dai, ti lascio il controllo. Dai, perfetto, perfetto. Vediamo vogliono vedere la Kawasaki Ninja. Ah, ok, poi vogliono rivedere la visuale in prima persona. Sì, è fighissima effettivamente... perché si vede anche il casco. Cioè, è una cosa fighissima. È molto bella, è molto bella. Poi anche in questa schermata, cioè, guardate la definizione delle moto che è incredibile. Cioè, Yoko Poco vuole che lo saluti. Yoko poco ma Yoko, l'importante è giocare sempre. Ciao Yoko poco. Però è che nome interessante Yoko poco, ma dove l'hai letto? Vuoi vedere come è scritto Yoko poco? Allora, ah là l'ho visto, Yoko ciao poco, già mi ha salutato stavolta, ottimo. E ti saluta. Il rewind rovina il concetto di lap perfetto? Bah, dipende. Dicevano secondo sì, me lo aiuta per l'upload online, perché lo aiuta molto concreto, secondo me aiuta, cioè che se tu stai facendo il giro perfetto cadi nell'ultima curva potresti riprenderlo quel giro perfetto, magari ne metti uno così non ne fai abusi.
Perché metterne 9 ogni curva, magari in una pista ci sono 9 curve in ogni sbaglio, quindi ti potresti salvare. Vediamo di andare a vedere un po' il parco moto, che così vi facciamo vedere. Nel frattempo vedo che in chat sono arrivati un po' di tuoi viewers perché ti salutano. Ricordagli se Coppa in multiplayer. Sì, c'è il multiplayer, sì. Con varie modalità multiplayer. Sì, sì, c'è la possibilità, però lo split screen in multiplayer non... No, credo, non penso, no, ma comunque no. Si può fare una gara con altri giocatori reali. Esatto. Quindi esatto. C'è anche una sorta di competizione. Poi mi ha detto ci saranno anche alcuni trofei online di cui in futuro si saprà un attimino qualcosa in più. Andiamo a vedere un po' di... Ma ha fatto un giro masochistico senza aiuti, con fisica al massimo, una moto potente. C'è proprio... Alla prima curva moriamo. Si può fare, bene, si potrebbe fare. Facciamolo. Che la moto patente è tipo... No, questa c'è una da 229 cavalli. La Panigale super leggera. C'è una KTM da 229 cavalli, se non sbaglio. Da 229 più cavalli. Avanti dovrebbe essere. Andiamo a vedere. Eccola qui, questa qui. Ma questa è incredibile. Prima l'ho provata. Mamma dai, mia. E dai. Mamma va mia. Bene, vada. Mamma mia. Questa è veramente... Ma vada per questa. Malsana. Disattiviamo tutto, lasciamo soltanto i freni congiunti. Sì, giusto per cose, sì, e il esatto. Cambio automatico. Il fisica cambio automatico. Metti proprio quella massima, semi pro, metti pro. No, però non posso metterla perché sennò okay, ci congiungi sì, i freni. Ok, perfetto, però ok, non sapevo, ok, perfetto. E spegniamo il controllo trazione, spegniamo anche la traiettoria, tutto. Mamma mia, attenzione. Sì, assolutamente. Lì la mettiamo media e via e andiamo a morire, ragazzi. Andiamo a morire alla prima curva. Allora, se io già morivo in quella, io volevo cambiare pista più che altro. Ok, andiamo a vedere. Se metti una Imola, vediamo che in chat sentivo un'Imola, forse non c'è. Vediamo Imola. Ah, sì, che c'è. Assolutamente. Quindi anche una pista ottima. C'è in due versioni, tra l'altro, c'è il Grand Prix, quindi quello che viene utilizzato ufficialmente, e la variante bassa. Vabbè, noi andiamo ad utilizzare così, la versione simuliamo al 100% questa gara. Lo dovete sentire. Adesso parte il disagio, dice Carlo. Sì, è molto probabile, perché anche noi ce la siamo andata a cercare, ma sapete che non c'è live senza disagio, quindi questo giro secondo me andrà a finire nel degrado più totale. Il rewind nel dolore. Sono nuovi rewind e li utilizzeremo tutti, almeno io li utilizzerò tutti. Nel frattempo, dicevo, ci sono un po' di tuoi ascoltatori. Se gli piace la live, ricordagli di iscriversi anche. Sì, sì, followate qui che c'è il cuoricino, cliccatelo perché è importante. Poi ho visto, ci sono anche 125 cc. No, andiamo a vederlo alla prossima non selezione, non lo so, della sai, moto. Una domanda esatto. Interessante. Domanda interessante, ti rispondiamo vedere. Alla prossima selezione della Ma cosa moto. Sarebbe sugo? Pasta, non lo so. che Ma questo gioco sarebbe Gran Turismo con le moto. Allora, Gran Turismo .1 non è simulativo. Quindi già sono due giochi completamente differenti. Si apre la war. No. Questo è proprio un gioco che può essere sia simulativo, tipo adesso, sia arcade attivando tutte le cose. Quindi magari tu che non sai giocare a un gioco di moto puoi imparare con questo, appunto, facendo, mettendo gli aiuti, appunto, selezionando la modalità arcade. Ok, si parte. Questa leggevo nella descrizione che è una moto non abilitata da strada. Cioè questa sì, non sì. Si è solo da pista, non si può. Madonna. Se, okay, giustamente non c'è il controllo, quindi devi regolare l'accelerata, altrimenti molto sì. Bene, ragazzi, molto bene. Guarda la moto come rimane. Pian pianino, regola molto il trigger. Piano. Esatto, regola il trigger. Ok, ne è incredibile. Questa tenerla giù, ok, perfetto. 229 cavalli di potenza e quanto erano 167 Nm di coppia. Bene, ragazzi, ci vorrà un po' qui, eh. Mettetevi comodi. Prendete i popcorn, perché qua si ride. È incredibile questa moto. Ma mi sembra giusto, almeno facciamo vedere un po' di differenza. Sì, la simulazione vera e propria è questa, alla fin fine. Facciamo vedere un po' di differenza tra una moto e l'altra, un'impostazione e l'altra. Insomma, mi sembra giusto. Dai, stai andando bene. Vediamo se riusciamo a domare. Se inizi appunto a domare la accelerazione, ce la puoi fare. Ok, eccoci. Te l'ho tirata, non parlo più, me ne vado. Te l'ho tirata, mamma mia. Piano. Adesso c'è la paura a schiacciare l'acceleratore. Sì, sì, sì. Il panico. Lascia la marcia e lasciala andare da sola, non accelerare. Esatto. Tra l'altro senza gli indicatori di curva, poi qui proprio ci siamo messi. Sì, perché non sai. No, segui le linee nere a terra delle ruote. La gommatura. Bravo. Ci siamo andati ad infilare in una brutta situazione. Sì, tra l'altro la gommatura è dinamica, come da tempo ormai nei giochi di Milestone. Sì, buono. Man mano che si fanno i giri, si gomma sempre di più il tracciato. Ottimo. E questo poi è anche utile da sfruttare perché c'è una aderenza. Oh!
Panico. Ha avuto un po' di panico, la voce si è... un'aderenza. Ha avuto paura proprio di farsi male. Cioè, tira dritto, tranquillo, continua, indifferente. Nessuno ha notato tempo niente. Non valido perché c'è la penalità. Sì, sì, ovviamente. È una bella penalità da 7 secondi. Vabbè, 7 secondi? Se, vabbè, ho saltato metà tracciata. L'importante è vedere la simulazione, non vedere il tempo. Lasciamo stare il tempo che non esiste più in questo istante. Bene ragazzi, consiglio comunque, per chi non avesse già ampissima dimestichezza con le simulazioni di moto, di fare dei passaggi più morbidi con questo gioco. Noi siamo partiti praticamente da un bel po' di aiuti disattivati a spegnere tutto. Esatto, cioè consiglio un gradualmente procedimento, okay. Questa è la chicane della morte. Io non lo so. Se ero io, ecco, madonna, come ha fatto una moto incredibile. Consiglio un procedimento un po' più graduale, ecco. E così è proprio uno shock. Ok, leggiamo intanto alcuni commenti mentre tu vai. È vero, ma il massimo dell'handicap era la prima persona con queste impostazioni, capito? Ma secondo me in prima persona ti aiuta un pochetto. Secondo me no. Secondo me sì. Intanto guardate la figata che si vede il casco, niente, qualcosa secondo di incredibile. Me mi aiuta solo a morire la prima persona, io credo. Vediamo che se cadi in questa. A questo mi aiuterà. Oh, mamma mia, vedo l'asfalto che tocca il volante fra panico, poco. Panico. Figata comunque sta. Sì, la visuale in prima persona visuale è molto troppo riuscita. Figa. È molto molto riuscita. Anche la tua curva è riuscita. Ok, ce l'hai fatta. Sì, ne sono uscito vivo per miracolo. Oh, guardate quando frena, come la moto si inclina tutta in avanti. Si è notata anche la scodata. Esatto. Sì. Eccola. Questa è anche una scodata di quelle letali. Adesso farla partire sarà divertente, anche perché intanto, non ho più l'indicazione dei giri. Intanto leggiamo. Guarda. Oh, attenzione, piano. Valentino inside. Piano. Aia. Perché poi non ti rendi conto quanto effettivamente stai calando. No. E quindi eccola. Non. Eccola. Ok. Comunque leggiamo okay. Qualche canzone. Ma cosa c'entra? Canzone. Qualche commento. Giampi può andare a donne con le moto. Ma guarda, esci dalla pista. C'è la tangenziale, trovi molte. Puoi andare ad abbordare. Beh, con questa moto potresti anche far colpo, ammesso che tu riesca a starci sopra senza cadere miseramente. La chicane dalla variante alta, dove tutti nella nostra vita abbiamo tirato dritto almeno una volta. Decisamente. Sì, sicuramente. Vediamo, voglio una prima persona, ecco, tutti te la richiedevano e tu hai le accontentato. Intanto vi faccio vedere leggere. Tutte le visuali, ecco sì, mentre vi faccio vedere le visuali tiro dritto. 16 secondi di penalità! Per forza, ho fatto la stessa cosa di prima. Sì, mamma mia. Questa volta con la scusante relativa che stavo facendo vedere le visuali. Madonna, qua l'ho visto troppo a terra. Allora, qua di buono c'è, mentre con il casco, aia. Qua di buono c'è la caduta. Esatto. Possiamo osservare l'ottima caduta. Intanto guardate anche il tachimetro fighissimo digitale, sì, che sono funziona. Sono riprodotti, attenzione, sono riprodotti specificamente per ogni moto, quindi anche in questo. Anche il robino che si muove è riprodotto. Hanno fatto un buon lavoro da questo punto di vista. Ah, ma in generale tutta la modellazione delle moto vedevo che ne se ne parlava. C'è come circuito il Nürburgring? Non lo sappiamo, non c'è, ma andiamo. Dopo vi facciamo vedere sia un po' più di moto, che dobbiamo ancora rispondere, andare a vedere se ci sono le 125. Vi facciamo vedere anche un po' di altri circuiti presenti. C'è un'altra domanda figa. La prima persona deve rimanere anche nella caduta. Invece stacca e va in terza. Stacca e va in terza. Secondo me è buono così. Almeno vedi quanto si ammazza il tuo personaggio. Cioè ti rendi conto di quante ossa si sta rompendo. Perché così non te ne rendi conto. Che poi non resta la visuale sul personaggio. Resta fissa sulla moto. Sì, segue la moto. Sì, cioè il personaggio se ne frega di chi guida la moto. Pensiamo alla moto. Sì, comunque. Comunque si conferma, ragazzi, che per utilizzare questa impostazione di difficoltà, adesso al di là della prima persona oppure no, che quella è poi scelta relativa di ognuno, sì. Però insomma utilizzare questa impostazione di difficoltà richiede tanta concentrazione. Tanta abilità soprattutto. Concentrazione e allenamento, esatto. Quindi si conferma comunque quello che dicevamo prima, e cioè che il lato simulativo per quanto riguarda la fisica della moto è riuscito, esatto. Non è sicuramente perfetto, però sì, come dicevo prima, appunto, sto gioco può essere giocato da chiunque. Secondo me il punto a favore anche di questo è questo fattore, che anche un non esperto con tutti gli aiuti può goderselo tranquillamente, secondo me. Sì, assolutamente, secondo me è godibilissimo. Secondo me alla fine più che sul modello di guida è stato fatto un lavoro veramente notevole. Quello che continua, ma non è la prima volta in una simulazione di guida di moto targata Milestone, quello che continua ad avere ancora bisogno comunque di passi avanti sono le collisioni.
Le collisioni sono spesso ancora sono purtroppo sono poco credibili. Sì. Sul modello, vabbè, io questa, no, questa non la vedo. Questa, quella per me non c'è. E poi ogni volta aumenti il timer penalità. Prima sei 17-22. Certo, beh, tanto comunque non credo che sarebbe cambiata molto la posizione in griglia, visto che visto il numero di cadute impressionante. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere. Ci sono i booster, così posso fare lo zarro facendo le penne, no? No, non sono partiti. Non sono partiti dai booster. Il booster è il tuo grilletto. Io proverei a modificare la KTM per renderla ancora più bastarda. Sì, proprio per non fare manco una curva, praticamente. Criterra dice: mi sembra che quando vai sull'erba è come se fossi sull'asfalto. È veramente così? No. Allora, no. Dunque, diciamo che non è realistica la sensazione sull'erba. Però comunque ti fa perdere ancora più aderenza. Cioè, non stai in piedi praticamente. Una cosa che non mi piace, che ho fatto anche presente agli sviluppatori che sono qui presenti, è che non c'è il meteo dinamico, cioè c'è praticamente sempre sereno. Cioè, sarebbe stato interessante vedere anche quando piove, le diverse condizioni di aderenza, i dettagli dell'acqua sull'asfalto. Potrebbe essere una cosa interessante, però purtroppo non c'è. Però sti cazzi. Andiamo a vedere tutto il roster di moto a questo punto, così vediamo un attimo. E anche le queste sono solo alcune, perché se vai proprio negli showroom dedicati sono un casino di moto. No, per adesso 125 non ne vedo. La cilindrata più piccola 128. Che ho visto era un 250. No, 100. Ah, no, quelli erano i cavalli, scusa, niente. No, 250. Sì, sì. Ma cosa sono i 50 cc per ZRF? Ma ci sono i 50 cc, ok. Sarebbe stato interessante i motorini 50 cc in pista, tipo tutti modificati. Oh, tanto, qui possiamo vedere il modello. Esatto, veramente fighissimo. Modello poligonale. Proprio fatto bene, ragazzi, una cosa incredibile. Sì, nella maggior si nota parte anche la fibra di carbonio. Sì, nella maggior parte dei casi hanno avuto accesso ai CAD industriali. Sì, e si vede. Sì, si vede. Sono proprio i render originali delle case produttrici. Esatto, qui ci sono tra l'altro un sacco di dati che possono essere controllati mentre si guardano le moto. Una curiosità, sul sito di GameStop la data di uscita del gioco è diversa tra PS4, 27 marzo ed Xbox One, 10 aprile. No, è corretta, perché per il PS4 esce appunto il 27 marzo, che è dopodomani, cioè venerdì praticamente. Mentre per Xbox One, appunto ancora non si sa, ma non per gli sviluppatori, per un fatto di distribuzione del gioco, come ne parlavo prima, dall'altra parte, appunto per questo. Sì, uscirà qualche giorno dopo per Xbox One, non si sa quando, ma comunque non sono 2 settimane, ma sarà una questione di 5-6 giorni massimo. Dico, questo sicuro. Se ci sono i danni meccanici, no, ne parlavamo prima con Michele, non ci sono i danni meccanici, ci sono alcuni danni estetici. Ma non ci sono i danni. È una cosa anche voluta questa dei danni meccanici, perché magari uno cade al primo giro, già si deve ritirare, e quindi non sarebbe stato, non so, corretto o giusto. Andiamo ad usare una bellissima Panigale super leggera. Ci chiedono se ci sono moto super motard. No, non mi pare proprio. No, non ci sono. Ci sono i cani. Perché i cani? Perché vuoi i cani? Vuole investire i cani a 220 km orari e squartarli, secondo me. Poi ci chiede il Serpe se facciamo le rapine di GTA 5. No, non oggi. Vai. Però questa settimana facciamo il live sulle rapine. Malatissimo proprio di GTA io. Assolutamente. Le rapine le fate? Oh, no, ok, l'ho letta adesso. Vediamo qualche commento sopra che ci siamo persi. Ah, anche durante i caricamenti è possibile guardare il modello. Ah, il figo. Modello almeno durante il caricamento fai qualcosa, perché i caricamenti sono veramente lunghi. Come sono potete lunghi, vedere, sì, sono lunghi. Un attimino c'è lunghi. Un caricamento, cioè, lungo. Vediamo qualche commento che ci siamo perso. No, credo che abbiamo risposto più o meno a tutti. Tra l'altro vedo che i ragazzi ci sono moto elettriche, ma non penso. Sì, cazzo. Sì. Seriamente? Due modelli. Ci credo mai. Ci sono. Non lo sapevo. Ci sono. Su Steam tra non l'altro ci sarà. Una, se non ricordo male, è di un team italiano, ma non mi ricordo il nome. Interessante, non la sapevo. È una moto cosa, elettrica, figa. Sì. Su Steam ci sarà. Sì, ci sarà giorno 27 su Steam. Normalmente lo potrete comprare e scaricare. Durante una gara puoi scendere dalla moto e fare la pipì nella ruota anteriore. Così ti porta fortuna, cioè. Esatto. Prima della gara te la battezzi. Cioè, i commenti certo che sono incredibili. Ma perché sono sempre l'unica ragazza che guarda ste live? Perché ci vuoi sarà bene. Sarà Super Alex che lo dice? No, Karen. Ah, Karen. Che è anche una mia amica, ciao Karen. Ah, okay. Quindi fedele sempre la ragazza. Pensavo fosse una nostra fedelissima follower, ma Karen, mostraci le pop. Vabbè. È arrivato il commento di torno.
Hai disattivato gli aiuti, sì. Ho rimesso basse il controllo. Hai tolto la traiettoria, però l'hai... La traiettoria l'ho tolto. Aia. Ok. Ho rimesso un pochino di antimpennata e un pochino di trazione. Mm-hmm. Al più basso, tutti e due. Che comunque un po' aiutano, eh? Sì, anzi, sì, sì, aiutano tanto. Però la super leggera comunque è ben diversa dalla moto che abbiamo guidato, cioè di certo rispetto alla Speed Triple è molto molto diversa da maneggiare. Più domabile sicuramente. Da un certo punto di vista sì, dall'altro però anche qui bisogna stare molto attenti al gas in uscita di curva. Sì, sì, sì. Molto. Sono anche figa, ma abbiamo visto adesso che tipo il personaggio si è messo... Gli sbacchettamenti. Sì, sì, sì. Il movimento proprio del personaggio è figo. Diciamo che hanno lavorato sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda quello che vedi sulla moto. Questa è un'altra con la quale non bisogna esagerare, con l'accelerazione fuori di curva, decisamente. Oh, vabbè, ragazzi. Dovrebbero farmi una variante di questo. Posso chiedere una variante di Imola dove non c'è quella curva? Così almeno l'hai tagliata di nuovo? Sì. No, l'hai tagliata di nuovo, incredibile. Ti giuro, è più forte di me. Vai adesso da Imola, dici, me lo asfaltate quel pezzo, per favore. Esatto, io non lo faccio apposta. Quando uscirà la recensione? Penso che sia una domanda rivolta a te. Sì, credo che arriveremo puntuali il giorno dell'uscita del gioco. Ottimo. Quindi andate sul sito di Everai, stay tuned. Quello l'hai visto? Quello è un coso da non prendere, perché penso che ti potresti distruggere. Guarda. Cioè, lì sarebbe stata fighissima, che proprio la moto si distrugge, cioè proprio volano ruote. Una palla di fuoco. Io sarei stato tutto il giorno lì a fare sbattere la moto e distruggerla il più possibile. Perché c'è un pilota che si chiama Pellicano? Perché è bravissima e vola. Non lo so. Imola variante Andy Monza. Esatto. Fatemela per piacere. Andy Monza. Vi prego fatemi la variante Andy Monza. Secondo me se togli tutti gli aiuti la moto ti spacca lo schermo e ti arriva in faccia. Decisamente. Tipo il 3D. Con l'Oculus Rift ti metti lì. No, con l'Oculus Rift secondo me potrebbe essere tipo una cosa incredibile in prima persona. Visuale in prima persona. Mamma mia. Visore, secondo me. Visore, poi sì, ti indossi anche un casco così per essere... Proprio nel vivo. In questo caso Morpheus si potrebbe usare su PS4. Mamma mia. Domani. Figo. Sì, Project Morpheus. Ormai la realtà virtuale sta prendendo sempre più piede e ci ritroveremo a giocare con le mani, non col joystick. Oh, si sono calmati in chat, incredibile. Tipo adesso c'è la war, dopo che ho detto sta cosa mi sa tanto che non dovevo dirla. Quanto vedi i miei followers? 3.30. Grazie ragazzi per la partecipazione, come sempre. Si possono mettere i neon sotto la moto? Cazzo. Potrebbe essere la mia cosa, cioè io mi metterei tutte le zone a modificare. No, comunque puoi modificare il colore delle ruote, il tipo di ruote, il colore dei tubi freni, il colore degli specchietti. Quindi per quanto riguarda la personalizzazione, ci siamo. Tra l'altro, data quella componente social che ti fa comparire le moto degli amici nello sfondo, ha anche... Eccola. Aiutatemi, venite. A seri problemi a vedere quella curva. Per ragazzi. Piacere, ricoveratemi. Per piacere, ricoveratemi. Ah, un altro commento per quanto riguarda la realtà virtuale con Oculus. Ti piazzi un ventilatore in faccia così per simulare il vento, capito? Anche beh, sì, lì dopo ci sono tutte le cose amatoriali. Ci spari dentro anche dei secchi di moscerini. Così c'è 390 quelli. Spettatori a tifare in Dimonza. Adesso facciamo una petizione da presentare alla pista di Imo. Sì, per asfaltare quel pezzo, ragazzi. Facciamo una online petition da firmare. Raccogliamo un po' di firme e facciamo asfaltare quel pezzo. Secondo me quella curva è sbagliata. Non va a fare. È una brutta curva. Fatto. È pericolosa. Esatto. Non fate quella curva. Andate Imola, tirate dritti. Posso mettere sul poi casco. Poi dite che ve l'ho detto io. Posso mettere sul casco la faccia di Giampi come il casco di Valentino Rossi? Non penso si possa fare, però potrebbe essere una cosa interessante da proporre agli sviluppatori. Di personalizzare il casco con la propria faccia. Si potrebbe fare, non è infattibile come cosa. Al termine della gara ci fate vedere i replay che sono molto belli. Beh, bah. Di questa gara il replay sarà molto brutto. Però... Vedremo il replay di Andy che taglia praticamente. Esatto. Valutiamo almeno le inquadrature. Se sono. Cioè, come vengono gestite. La regia. Perché di bello in questo replay dubito che ci sarà qualcosa. Andrea ha un'allergia per quella curva. Sì. Proprio appena la vede. Ma no, la deve uccidere niente. Perché ci deve passare sopra. Se la faccio, muoio probabilmente. Ci stiamo avvicinando, non lo so neanche quanto manca. No, aspetta. Io la odio. Ah, ancora ci deve arrivare. Aspetta, mo ti avviso io. Vediamo se riesco a fargli fare la curva. Mo ti avviso. Continua a guardare. Ci sei quasi. Dopo. Fai vediamo, questa curva, ne fai un'altra e poi ci, e poi ci sei. Sei. Poi ci sei. Ok, fai questa, dai questa così. La facciamo. Fai questa, dopo questa c'è quella. Quindi inizia
a preparare il dito sul freno. Va bene. Inizia a preparare il dito sul freno, sono vai. Pronto, sono vai. Ah, vabbè. Io ho paura che rettilineo. Che sbaglia di nuovo. Questo ti fotte, il rettilineo. No, inizia a frenare, inizia a frenare. Non mi frega, non mi frega. Non ce l'ha fatta, ragazzi. Non ce l'ha fatta. Quando esce per PC, giorno 27. Mamma mia, non ce l'ha fatta. Cioè quasi ce l'ha fatta, però ci vuole un attimino di... Va asfaltato. Bisogna frenare prima, esatto. Bisogna togliere quel punto, Bisogna eliminarlo. Ma è così bel rettilineo, fatemelo fare. La cosa più bella è il pupazzo gonfiabile che saluta come uno scena a bordo pista. Sì, 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 balla un po' come Baby Groot di Guardiani della Galassia, un po' sì. Mamma mia. Comunque, non siamo riusciti a far prendere quella curva bene. No, non c'è stato verso, ragazzi. Quindi dobbiamo farla asfaltare. Basta. Io secondo me... Io ho voglia di sbattere la faccia lì. Tu vuoi fare questo esperimento? Ho troppo voglia di spiccicarmi con la testa lì proprio. Non ce la fa proprio a fare quella curva. No, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Allora, niente, vediamo un attimo. È proprio una sorta di malattia contro quella curva. Scuote la testa, molto disappunto, disappunto. Però ho sbloccato un nuovo titolo, Tifoso Ducati. Tifoso Ducati. Potrebbe anche essere... Vediamo questo replay. Crash tester della Ducati, per cadere sempre in quella curva. Vediamo questo replay, ci sono un sacco di opzioni da quello che ho visto. Vabbè, intanto lasciamo la regia standard e poi vediamo qualche opzione. Giampi, posso giustificare l'impreparato di Romani dicendo di aver passato la giornata ad asfaltare un pezzo di circuito del gioco Ride? Ti fai assumere praticamente per asfaltare quel pezzo con di pista. Con l'asfaltatrice, esatto. Giampi vuole sbattersi qualcuno. Sì, quel palo lì, io voglio sbattere la moto totalmente lì. Tutti hanno le stesse moto, tu sei... Il Tug Life di turno con una moto diversa. Nel replay selezionato una moto gestita dall'EA. Si può fare? Vediamo selezionare subito. Una moto. Vediamo subito. Non abbiamo penso. Avanti veloce, indietro. Abbiamo la modalità foto. Abbiamo. Sì, pilota, cupa. Sì, esatto. Si può fare, certo. Milestones. Oh, magari prendiamo Diego Carvallo. Prendiamo. Sta moto è buggata. Guarda, si buggano nel replay, visto? Diventano blu, diventano color red. Ci sono un po' di riflessi colorati con degli errori, sì. È il riflesso dell'erba, è il verde dell'erba. È il blu screen, il green screen. Il verde dell'erba che crea qualche artefatto. Si sistemerà sicuramente all'uscita del gioco con qualche patch. Che beh, ancora sì. Ci ricordiamo, il gioco deve uscire, quindi non lo stiamo giocando in anteprima. Ci sono piloti alieni. A Giampi piacciono i pali. Vediamo qualche altro. Qualche. Questo alla fine di una gara si può stampare una bottiglia di champagne o di prosecchino, così giusto per. Così. Sul podio, magari. Bisogna prima arrivarci sul podio e non spaccarsi le ossa su quella curva lì. Esatto. Poi forse il prosecchino lo possiamo anche bere. Comunque, sì, in effetti il replay anche a livello di regia mi sembra fatto bene. C'è la possibilità di osservare anche i piloti guidati dall'intelligenza artificiale. Che è anche meglio. Ci divertiamo. Ah, guarda anche le persone sugli spalti lì, incredibili. E non sono persone piatte come tipo FIFA. Sono pezzi di carta che si muovono. No, sono in 3D. Finalmente qualcosa hanno fatto. Sì, no, hanno anche qualche animazione di base. Dicono la vernice che cambia colore. È la nuova vernice che. Sì, era in particolare quella moto. Perché le altre mi pare non lo facciano. Quella c'aveva proprio. Era esatto, è solo quella. Sì, 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 è solo quella. Sì, 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 è solo quella. Sicuramente è la moto che è un attimo. Ma forse. No, niente, scherzavo. Mi sembrava il casco che dava qualche problema. Perché. Quello dietro praticamente ha il casco dello stesso colore degli errori. Ma sicuramente sarà un bug di quella moto tutto qui. Sì. Diventano blu e nero, bianco e oro. Oddio, brutta. No, basta. Mamma mia. Tu di che colore lo vedevi il vestito? Blu e bianco e oro. No, io lo vedevo blu e nero. Eccoci qua. Avremo qualche problema sicuramente agli occhi. Giampi, possiamo mettere la prima persona? Sì, certo, la mettiamo. Vi facciamo fare un bel giretto in prima persona, assolutamente. E poi, tra l'altro, fateci le domande che vi stanno rimanendo, perché noi abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione. Sono quasi le 5, ragazzi. Si può scorreggiare per andare più veloce e attivare il turbo? Sicuramente sì. Basta un attimino alzarsi dalla sella, mirare, fuoco. Così ammazzate anche quelli dietro. Quindi li togliete di mezzo. Facciamo un'ultima garetta. Sì, fa una cronometrata magari, non fa una gara. Sì, fai solo un giro, che bello sbrigativo. Vi facciamo sparare le ultime domande. Il vestito è bianco e oro. Non è vero. Non è bianco e oro, perché se tu lo metti su Photoshop e col contagocce prendi il colore, è blu. Io ho fatto sta cosa, cioè è il test proprio della scimmia quello, cioè il test più stupido del mondo. Andiamo a fare una cronometrata, volevo prendere una moto... Su questo ride ci vedrei bene un'espansione Carmageddon mod.
Interessante. Ottima per me questa espansione, sicuramente. Molto, molto interessante. Una bella ninja, ad esempio, mi piacerebbe prenderla. Brutale 1090. GSX-R, la GSX-R ha il suo perché. La R1. Vai, vai. Dai. Andiamo di classico. Dai. Una moto tradisce mai. Una moto stradale che nelle nostre strade è molto frequente. Molto, molto utilizzata. Allora, cambiamo pista. Il gioco gira a 1080p ma soli, tra virgolette, 30 fps. 30 o 60? Dobbiamo chiedere a Michele, a me... perché non sono sicuro del dato ufficiale. Sì, infatti. Potrebbe essere 60. Comunque, fluidità in generale è ottima. Cioè, non ci sono cali di frame durante il gameplay. Almeno io non ne ho riscontrati. Road America, Miami. Potremmo fare un Miami, dai. Vai, no? Miami. Vediamo un po' come è venuta Miami. Miami, Miami. È blu causa ombre, quindi Photoshop lo vede blu, non è questione di scimmia, è logica. Aia, me ne posso andare dopo questa? No, io ci ho rinunciato. Alla fine il discorso è stato masticazzi. Cioè, sì, esatto, è arrivato a un certo gigantesco punto. Gigantesco sticazzi. È arrivato a un certo punto, basta sto vestito. Molto in ritardo, ma eccomi. Ciao Green Kill 24. Molto in ritardo perché. Quindi devi sparare tutte le domande che devi fare adesso perché proprio, guarda, 2 minuti scarsi. Fate fare una gara a Sugo. Chi è Sugo? È il circuito. Ah, ok. Volevano vedere Sugo. Proprio si chiama Sugo? Si chiama Sugo. Interessante. Per me c'è poca aderenza in quel circuito. Invece uno ha detto, se non c'è gnocca il gioco non mi piace. Ma se non sbaglio puoi mettere il pilota donna. Se non sbaglio. R1 prima persona e rischio già morte alla rischio prima già morte al palo di fronte. Eh già. Tanto guardate l'olio all'interno della vaschetta dell'olio freni, quello. Dovrei... Tra l'altro potevo anche attivarmi però gli indicatori di curva, anch'io mi voglio del male. No, no, dai, stai andando bene, stai andando benissimo. Mi voglio del grande male, decisamente. Questa pista è molto squadrata, cioè delle curve praticamente... Mamma mia! Tutto angolo retto, e del resto essendo ambientata a Miami... Che sembra un albero di Natale sta pista vista così, al contrario. La griglia americana nelle città è sempre quella. Si possono fare i selfie durante la gara, non si usa il telefono al volante, ragazzi. Per lo più in pista. O forse allora. In pista 6 perché non ci sono i carabinieri. Non lo so. Figo il tachimetro dell'R1, sì, decisamente. È uguale praticamente a quello reale. Se avete visto mai un R1, sicuramente. Sì, sì, no, sulla riproduzione dei cruscotti hanno fatto. Sì, sì, sono praticamente identici. Un lavorone. Anche l'abbagliante acceso. Madonna, lo vedo brutto. Ecco. Oh, eccolo. Oh, brutta. Quante moto, circuiti, personaggi, personalizzazione? Cioè, personalizzazione è tanta. Moto, circuiti, tante più moto. Più di 100 moto. Più sì, di 100 infatti. Moto, circuiti sono 20. 20? Non ho idea, onestamente. Però sì, la personalizzazione. Sulla 20. È molto vasto come gioco, cioè avete libertà di scelta fra diverse potenze di moto, diverse tipi, diverse case produttrici e poi ve lo potete personalizzare al massimo. Bello quando... l'effetto di velocità. Sì, perché si inizia a tremare tu. Sì, ok, sì. Bello anche come stai andando a appiccicarti al muro. Provate a prendermi, hai fatto un trofeo, molto secondo bello. Me hai raggiunto tipo la velocità paurosa. Poi sono morto. È ovvio, l'importante è prendere i trofei, così almeno plus blocchiamo il platino. Domanda da un milione, ce l'hai Yabusa? Non lo so. Bisogna controllare nello showroom, ma magari questo ve lo lascio scoprire a voi quando acquisterete il gioco, così. Le collisioni sono abbastanza improponibili, però. Le condizioni? Le collisioni. Ah, lo dicevamo prima. Sì, lo dicevamo prima. Non c'è tutta quella rottura di moto, onestamente. No, ma poi sono poco credibili i contatti col muro. I contatti è quello che succede spesso dopo i contatti, ma questo rimane sicuramente un limite di questa produzione che si porta dietro un po' da una storia passata, ecco, sicuramente di Milestone, non c'è dubbio. Ci sono stati molti miglioramenti su tantissimi fronti, ma le collisioni rimangono. Sì, io appunto cosa... prima ho criticato anche questo punto, che preferivo che la moto almeno si spaccava, qualche pezzo saltava. Certo, non distruggere le ruote perché ti servono per completare la gara, ma almeno uno specchietto che si stacca, una carena che vola via. Sì, lì sarebbe stato qualcosa. Sarebbe stato molto molto più estetico, figo, secondo me. Esatto. Estetico. Mentre invece poi c'è anche il problema però delle collisioni, non è solo estetico, lì diventa proprio anche un problema proprio di credibilità, soprattutto quando ci sono i contatti con gli altri. Non è quella parte estetica. In più ci vorrebbe, ci voleva, senza ombra di dubbio. Voleva. Tipo anche qui, magari venendo così la moto si poteva graffiare, iniziare a staccare o spaccare un po' di più. Però alla fine, ragazzi, cioè, se uno compra questo tipo di gioco è perché vuole guidare, non perché vuole vedere la moto distruggere. Questo è una sicuramente è un'altra cosa. Cioè, questa secondo me è la mentalità di Milestone. Cioè, se uno compra questo genere di gioco è perché
vuole guidare sostanzialmente, non vuole fare più niente. Certo, l'occhio vuole la sua parte, però è passabile secondo me. Gli specchietti retrovisori fanno cagare, hai ragione. Perché non si riflette quello che c'è dietro e si riflettono solo dei pixel del cavolo. E questa è anche una cosa che avevo detto allo sviluppatore prima, e che hanno detto che purtroppo per questioni tecniche e cose varie non hanno potuto farla. Poi non so, io non sono sviluppatore, quindi non vi so dire. Però purtroppo sì, sono così ed è una gran sì, troiata. No, non è un bel effetto, purtroppo. Non è un bel effetto. Mi puoi salutare, sono un suo grandissimo fan. Ciao SimonFull03. Tanto hai fatto 1.08, dai, si può fare. Sono anche caduto una marea di volte. Beh, sti cazzi. Diciamo che la R1 c'ha le sue. Eccola. Boom! Addirittura qua di. Beh, dai, questa è stata. Almeno abbiamo visto un botto. Sì, almeno abbiamo visto la moto che è volata. Però. Sì, giusto, ok, niente, scherzato. Abbiamo visto un botto forte con tanto di ripartenza malata subito dopo. Sì, sì. No, non è male anche. Se sbatti forte comunque l'impatto c'è. No, l'impatto sì, c'è. Sì. E quando sbatti magari piano, che non c'è quell'effetto. Cioè, sembra che praticamente è andata a sbattere contro il burro, non contro una parete. Però... Ma anche certe scivolate. Ogni tanto il risultato è credibile. Sì, in altri sì. frangenti per niente. Cioè, oscilla un po' randomica la questione. Ogni tanto funziona e ogni tanto è abbastanza disastroso. Dipende dai frangenti. Giampi, sono fuori da mezz'ora. E perché non entri? C'è qualcuno che ci sta seguendo fuori. Sì, puoi entrare tranquillamente. Cioè, entri a sinistra, c'è una scala, scendi. Esatto, ricordiamo che ci sta guardando, che questo è anche un evento live, esatto. In via Garofalo 31 a Milano. Esatto. In diretta streaming. Esatto. Ci sono gli sbirri durante le gare? Fortunatamente no, perché altrimenti a quest'ora saremmo già tutti arrestati in carcere, esatto. Con l'articolo 21 bis 32 di qualcosa. Qua lo scopo è semplicemente guidare, la guida pura, il piacere della guida. Esatto. Il piacere di guida. Quante e che modalità ci sono? Beh, gara classica, cronometrata, gara a tempo, carriera ovviamente, e poi split screen. È online, sì, ovviamente. Sì, diciamo che è un parco modalità completo per un gioco di corse, quello che ci si può aspettare da un gioco di corse classico, simularcade, come piace dire. Yes. Il simularcade. Ci sta bene questo. Sì, beh, alla fine rientra nella categoria dei simularcade, sicuramente. Cosa fai questa sera, Giampi? Bah, diciamo che fra tipo un'ora e mezza devo essere in aeroporto. Torni a casa. Sì, esatto, torno a casa stasera. Ride è comparabile a Tourist Trophy per la PS2? Allora, sì. Il concept è quello. Sì. Il concept sì. è chiaramente quello. Prima ne parlavo qui con un ragazzo, appunto, che l'unico gioco della categoria che si può paragonare a questo era appunto Tourist Trophy su PS2. Grandissimo gioco che mi ricordo ancora in un modo incredibile. Che era appunto l'unico della categoria che si salvava. Infatti questo comunque... Finalmente nel 2015, a distanza di 10 anni praticamente, si è riuscito a fare. Ah, è riuscito a sbattere il muro. Che Norvede sta curva non lo riesce. Non è che ti fregano i rettilinei, perché sei troppo forte che i propri freni non ce la fanno. Devo far fare delle modifiche ai circuiti, dopo parliamo con Michele. Dopo lo mettiamo in un angolo. Fai ste modifiche. Innanzitutto la prima è di asfaltare quel pezzo di strada, esatto, in modo abusivo. E togliermi quella curva a Miami. L'asfalteremo in modo abusivo. Esatto. Anche se nella realtà quel pezzo di strada non esiste, noi lo faremo. Esattamente. Bene ragazzi, io direi che abbiamo fatto vedere insomma un po' di caratteristiche, un po' di gameplay interessante, di Ride. Speriamo che abbiate gradito anche la possibilità di fare qualche domanda a Michele, la presenza di Giampi che è sempre